A seguito dell'ennesima aggressione registrata all'interno del carcere Teramano di Castrogno ai danni degli agenti di polizia penitenziaria, i sindacati sono tornati a denunciare la delicata ma soprattutto difficile situazione in cui versa la casa circondariale teramana. Ad oggi si contano più di 400 presenze effettive rispetto alle 275 tollerabili della struttura. Secondo la versione dei sindacati, due detenuti italiani, di cui uno con problemi psichiatrici, hanno cercato di non assumere la terapia farmacologica e scoperti hanno protestato nei confronti degli agenti. Uno di questi ha sferrato due pugni sul viso di un ispettore intervenuto per sedare gli animi. Teramo è, da qualche anno è diventato il ricettacolo dei detenuti ingestibili nel distretto Lazio, Abruzzo e Molise. Tant'è che non c'è giorno che da Roma e dintorni inviano detenuti ingestibili presso gli istituti romani. Come sappe, siamo molto preoccupati, anche perché la capienza ottimale o tollerabile degli istituti sarebbe di 270 detenuti. Ad oggi annoveriamo oltre 400 detenuti e di questi oltre un centinaio psichiatrici. Quindi rinnoviamo l'invito al signor provveditore regionale, amministrazione penitenziaria e al capo DAP di bloccare ogni assegnazione di questi tipi, di questa tipologia di detenuti e lo sfollamento di almeno 50 detenuti. Questo per cercare in qualche modo di arginare questo fenomeno che da qualche tempo Teramo sta vivendo, ovvero moltissime aggressioni.